Controlli della polizia all'interno dell'ex Istituto Sacro Cuore di Palermo. L'edificio, ormai in disuso da diversi anni, è stato occupato qualche giorno fa da una decina di famiglie senza casa. L'immensa struttura conta un'area di circa 10.000 metri quadri ed è stata per quasi un secolo un'istituzione scolastica diretta dalle suore del Sacro Cuore. Gli occupanti dicono di non aver forzato l'ingresso e di essere entrati dalla porta principale trovata aperta. Con loro, oltre a bambini e disabili, anche due donne in gravidanza. Al momento non hanno intenzione di lasciare l'immobile e sperano in un intervento della Chiesa che possa restituire loro un'abitazione. A due giorni che siamo qui e perché siamo in mezzo alla strada, non lavoriamo, lavoro non ce n'è. Ha da 12 anni che aspetto una casa e non ci danno mai nessuna risposta. Persone che non hanno bisogno gli danno la casa. Io mi rivolgo al sindaco Orlando, la prefettura, chi sia, magari per i bambini, per avere pietà per i bambini, non dico per noi, ma magari per i bambini, che qui manca acqua, manca tutto. Sono arrivato sulle carabinieri, hanno scritto, denunciato, per ora ci hanno lasciato qua. Poi vediamo che cosa succede. Perché avete deciso di occupare questi locali? Perché? Primo perché siamo senza lavoro e senza casa, fuori di casa, completamente. Pure, siamo pure fuori di casa, dormiamo nella stazione, i bambini in comunità che vogliono che l'assistenza sociale, che mi trovo una casa di affittarmi, non la posso pagare e io non ho casa e dormo nella stazione con mio marito. Sì, c'è gente che ha dei bambini piccoli. Persone incinte. Persone incinte. Sono andate a lavorare momentaneamente perché è giusto, perché sì, ci si lavora. Il lavoro che hanno non lo vogliono perdere. Siamo qua in attesa che il sindaco si decida e abbia un po' di comprensione per questa gente. Il Papa dice di aiutare la gente combinata come noi. Io penso che il sindaco, se vuole, come prima persona, perché lui è la prima persona a Palermo alla quale può dire qualcosa, di darci una mano. O ci dà delle case piccoline dove noi possiamo andare o ci fa rimanere qua